La patch 1.3 ha cambiato il modo di craftare i libri. Vediamo come si craftano ora. Prima di tutto avrò sempre bisogno delle mie pagine, quindi con la canna da zucchero. Poi, una volta craftate le pagine, per fare il libro vero e proprio dovrò mettere 3 pagine e una pelle. Ecco qua. Sarà anche possibile scrivere all'interno dei nostri libri. Per fare questo dovrò mettere un libro, una sacca di inchiostro e una piuma. E otterrò un libro e penna. A questo punto, cliccando col destro con il mio libro e penna selezionato, posso andare a scrivere. A questo punto posso scegliere se firmare il mio libro, cioè chiuderlo in modo che non sia più modificabile, oppure fermarci per ora. In questo caso, se ho cliccato su fatto, posso riaprire il libro e andare a riscrivere. Ho a disposizione fino a 50 pagine. Una volta che sono soddisfatta del mio libro, posso firmarlo e inserire un titolo. Una volta firmato, il mio libro apparirà luccicante come se fosse incantato e non sarà più possibile modificarlo in alcun modo, però sarà sempre possibile leggerlo. La prima cosa da dire è che innanzitutto ha cambiato il livello massimo di incantamenti, che ora è fissato a 30 per il singolo oggetto. Questo però non vuol dire che gli incantamenti siano meno potenti, infatti sono stati scalati. È stato diminuito anche il numero di librerie necessario per creare il massimo livello di incantamento, che ora è solo 15. Se andiamo a inserire un oggetto nel box di incantamento, possiamo vedere che l'ultima opzione ci darà quasi sempre il livello massimo di incantamento, che abbiamo detto appunto sarà di 30. Sarà anche molto più facile ottenere degli incantamenti doppi. Ad esempio, in questo caso già al primo tentativo ho ottenuto un incantamento doppio. Facciamo un'altra prova. Questa volta un incantamento singolo. Comunque, diciamo, la percentuale di possibilità di fare un incantamento doppio è stata aumentata. L'ultima cosa da dire riguardo agli incantamenti è che mentre prima era molto facile raggiungere i primi livelli, ma era sempre più difficile raggiungere i livelli 50 o 60 e quindi occorreva una quantità spropositata di esperienza, adesso i livelli sono stati tutti pareggiati, quindi occorre quasi la stessa esperienza per passare dal livello 1 al livello 2 che dal livello 50 al livello 51. Il gancio per filo detonante, o più semplicemente in inglese tripwire. Questo meccanismo consiste in due tripwire collegati da una cordicella, che qui non potete vedere, ma vedete il box di selezione. Nel momento in cui passo attraverso la cordicella, attivo il meccanismo, che in questo caso fa accendere la nostra lampada. Vediamo subito come si crafta. Ho bisogno di un'asse di legno, un bastone e un lingotto di ferro per ottenere due tripwire. A questo punto vado a posizionare i miei tripwire lungo una parete verticale, in questo caso abbiamo questi due blocchi, e poi li unisco con delle normali cordicelle. Le cordicelle possono essere messe o a mezz'aria, come in questo caso, oppure per terra. Per terra saranno in generale più visibili, però è anche vero che è più difficile che vengano notate perché comunque di solito il player non seleziona mai il terreno.
In questo momento i gancetti si sono abbassati e questo mi indica che la mia trappola è attiva. Vediamo con un pistone cosa succede. Ecco, quando ci passo sopra il mio pistone si attiva. Ovviamente potremmo utilizzare anche della dinamite o un qualsiasi congegno collegato con la pietra rossa. La potenzialità di questa trappola sta ovviamente nella possibilità di nascondere i due tripwire, ad esempio, tra due alberi oppure tra una porta. In questo modo è più difficile individuarli e quindi attivare la trappola. Piante di cacao. Potremmo trovare le piante di cacao attaccate agli alberi nel bioma della giungla. Come molte altre piante, ha vari stadi di maturazione. Questo è il primo, il secondo e la piantina matura là in alto. Una volta distrutta, la piantina ci darà fino a 3 fave di cacao, che potremo a loro volta ripiantare per ottenere altre piantine. La pioggia è stata resa più realistica, infatti durante una giornata piovosa potremmo vedere delle goccioline stillare dalle foglie e cadere a terra. Anche i calderoni, se lasciati all'aperto, dopo un po' si riempiranno d'acqua. Le mele d'oro. In questa patch avremo la possibilità di creare due mele d'oro. La prima, quella più comune, si otterrà con delle pepite e una mela al centro. Questa mela d'oro, una volta mangiata, ci darà un buff di rigenerazione per un breve tempo. La seconda mela d'oro si ottiene con dei blocchi d'oro messi tutti attorno e sempre una mela al centro. Rispetto all'altra, questa mela è molto più potente e lo potete anche vedere dal fatto che luccica. Una volta mangiata, darà un buff alla rigenerazione, alla resistenza e alla resistenza al fuoco per 5 minuti. Tuttavia, il costo in oro è talmente alto che sicuramente non sarà un oggetto craftato molto spesso. Tra le altre piccole migliorie introdotte da questa patch troviamo la nuova texture per la ghiaia, che è molto carina, soprattutto vista da lontano. Una cosa più tecnica sono i pistoni che adesso impiegheranno più tempo a estendersi completamente. Ad occhio nudo in realtà non si vede bene, però a livello pratico, se seguirete qualche tutorial fatto prima della patch 1.3 di cose abbastanza complicate, questi potrebbero non funzionare più. E voi saprete che il motivo appunto è stata questa modifica ai pistoni. Arriviamo al craft dei cartelli. Adesso, craftando un cartello, proprio come facevamo prima, ne otterremo invece 3. Allora, facciamo i nostri bastoncini. Mettiamo nella nostra crafting box e otterremo appunto 3 cartelli. Un'altra cosa che avete sicuramente notato è il fatto che i cartelli sono impilabili fino a 16 pezzi. Stessa cosa per i secchi vuoti, anche questi impilabili fino a 16 pezzi nell'inventario. Per quello che riguarda le fornaci, invece, potremmo usare come combustibile, oltre che alla solita legna, anche gli strumenti di legno, come ad esempio pale, picconi o zappe.
anche se in realtà non sono molto efficienti, perché vediamo che dopo un singolo craft già il nostro tool è sparito, però in caso di bisogno. Ultima cosa, che utilizzando come combustibile un secchio di lava otterremo un secchio vuoto e potremo quindi riciclare il contenitore. Per questo video è tutto. Vi invito a vedere gli altri video di approfondimento se siete interessati, che sono stati pubblicati o verranno pubblicati a breve sul canale, e arrivederci al prossimo video.